Albastia riesce solo a metà la grande impresa di battere l'ex ormai capolista Albalonga, impattando 1-1 raggiunta a pochi minuti dal termine dalla rete di Di Vico. Nonostante la mancata vittoria, la squadra di Ortolani è piaciuta tantissimo su un campo reso al limite della praticabilità. Buono l'approccio dei locali che guadagnano due angoli e sul secondo è bravo Frasca ad anticipare la battuta dell'avanzato Bolletta. Bravo altrettanto Meniconi dopo una tempestiva uscita a terra. La gara, disturbata dalla pioggia, è però interessante grazie anche ai ritmi molto alti imposti dai giocatori in campo. Il Bastia, molto dinamico, cerca di rifornire il suo velocissimo Silva, ben supportato dal compagno di reparto Felici. Gli ospiti invece, molto manovrieri, cercano ripetutamente la profondità Bosi, ben controllato però da Boninsegni. Al 35esimo Silla per Felici, il cui tocco di piatto batteva Frasca. Bastia pericoloso grazie ad un'azione fortuita, ma il direttore di gara non vede il tocco di braccio di un difensore ospite e così il calcio di rigore possibile non viene così assegnato. Si conclude con questa azione il primo tempo, che ha visto andare a riposo in vantaggio i locali per 1-0. Adesso, grazie alle riprese di Luca Figola, passiamo a vedere le fasi salienti del secondo tempo, che si è aperto a fasi alterne con il Bastia sempre molto determinato. Due cambi negli ospiti, prima Cardillo ha fatto posto a Magliocchetti, poi Casimiri ha lasciato spazio a Collacchi. Al 14esimo Felici in area non trovava il tempo per la battuta. Partita che restava molto combattuta, ma a causa del terreno di gioco le giocate dei giocatori in campo non riescono più. Il terreno è sempre più allentato. Al 35esimo c'è una conclusione di Paolelli parata da Meniconi e la beffa al 44esimo. Mischia furibonda e De Vico, grazie ad un rimpallo, trova il tocco giusto ristabilendo la parità. Beh, fare un punto con la prima in classifica, all'inizio ci avremmo messo la firma, vista la partita c'è il rammarico, vista una squadra veramente siamo rammaricati perché abbiamo preso il gol alla fine proprio 88esimo, 89esimo sul rimpallo dove nell'arco della partita non avevamo mai rischiato niente, dispiace, però alla fine si accetta il risultato. Io credo che questa squadra, nelle tante difficoltà, anche oggi tantissimi assenti, io credo che questo gruppo si è unito ancora di più, ha raddoppiato le forze, credo che ce la possiamo giocare con tutti. Sì, ragazzi, sono stati fantastici, perché oggi parlare di partite di calcio mi rimane veramente difficile. Qui di solito su queste partite sono chi fa il gol per primo vince la partita, perché poi loro hanno fatto il gol del vantaggio, poi il campo piano piano è diventato veramente improponibile e veramente pareggiare una partita del genere è stato qualcosa di eccezionale. Gli obiettivi della sua squadra? No, gli obiettivi noi sono sempre gli stessi, cercare di fare un buon campionato e ecco, poi venire in questi campi comunque con squadre tutte attrezzate e portare via un punto non è mai facile. Oggi, ragazzi, devo far fare soltanto un grande applauso.